Flavio Bartolini cresce l'offerta formativa a Teramo con un nuovo polo, l'ITS dedicato alla meccatronica. Dove nascerà questo nuovo presidio di formazione e come mai si arricchisce, diciamo, la città di questa offerta? Sì, allora nascerà all'interno dell'Istituto Tecnico Industriale Alessandrini, Alessandrini Marino, è una succursale di quello di Lanciano, e quindi andremo a formare ragazzi per altri 2 anni dopo il diploma. Dopo il diploma, il proprio in meccatronica, dove il primo anno sarà più teorico, il secondo andrà direttamente in azienda, dove faranno degli stage. Quindi un prolungamento, un rafforzamento della formazione tecnica che proprio si fa a Teramo, quindi con amministrazione guardiamo di buon grado. Ringraziamo il professor Marcello Farinelli che ha voluto negli anni, ha costruito questa grande opportunità, il professore dell'ITI, e quindi ha avuto questa grande visione. Peraltro questo ITS si aggiunge all'ITS dell'agroalimentare che è già insomma, fortemente attivo da diversi anni, a quello che sta nascendo sul turismo. Come mai si sente l'esigenza di una formazione tecnica? Sono superati i vecchi modelli? Allora, il mondo industriale ha grandissime richieste di tecnici specializzati, anche giovani, quindi alle prime armi, da poter formare, però da avere una base importante, soprattutto nell'elettrotecnica, nella meccanica, meccatronica, robotica. E quindi l'ITI di Teramo sta crescendo molto. Il polo tecnico che si è formato quest'anno, quindi frutto di un lavoro dell'ufficio scolastico provinciale, dell'ufficio scolastico regionale, ha voluto fortemente. Noi come amministrazione vediamo di buon grado questa grande crescita, perché dobbiamo dare delle forti risposte all'industria del territorio, che chiede continuamente delle persone specializzate, dei tecnici. Questa nuova offerta in più, che è l'ITT, quindi dopo il polo tecnico, dopo le superiori, dopo il diploma, si possono fare altri 2 anni nell'ITS, dove si farà un anno di formazione ancora più specifica e un anno di stage in azienda.